I confini, quelli tra Stato e Stato e quelli tra le persone, hanno ancora un senso? Oltrepassare confini è il tema di Avamposti, il festival teatrale organizzato dal Teatro delle Donne di Calenzano, in programma fino a domenica 23 settembre tra Firenze, Calenzano e Sesto Fiorentino. La presentazione si è tenuta in Palazzo Medici Riccardi, sede della città metropolitana di Firenze che ha contribuito all'evento. L'inaugurazione è avvenuta giovedì 13 con Amanda Sandrelli ed Elena Arvigo che hanno omaggiato Franca Rame nel cortile di Michelozzo in Palazzo Medici Riccardi, con i testi Lo Stupro, che parla della terribile violenza sessuale subita dalla stessa Rame, e Medea, una figura femminile molto forte, una madre che sopprime i propri figli annientando di conseguenza pure se stessa. Sia Medea che Lo Stupro sono due testi estremamente attuali e questo è molto triste perché sarebbe bello che in questi 20 anni, insomma 30, quanti ne sono passati, le cose fossero cambiate. Invece, ahimè, purtroppo le cose sono forse addirittura peggiorate. Pensare che i grandi cambiamenti che adesso noi vediamo che sono avvenuti, perché se pensiamo allo stupro che era non era un reato contro la persona, sono avvenuti perché veramente ci sono state grandi donne. Nilde Iotti, prima donna eletta in Senato, Franca Rame, figura gigantesca, cioè sì, Dario Fo, premio Nobel, ma chi era Franca Rame? Cioè era enorme. Il tema scelto per questa edizione, oltrepassare i confini, è declinato nelle sue molteplici accezioni. Ci sono le donne che varcano i confini della storia, come la Amy Foster raccontata da Daniela Morozzi, ma anche storie che oltrepassano ogni confine, come La donna fatta a pezzi di Filippo Renda con Elena Arvigo, Antonio Fazzini ed Eugenio Nocciolini. Oltre a questo ci sono alcune collaborazioni con l'Eredità delle Donne, letture che saranno alle Cappelle Medice, alle Murate e al Cimitero degli Allori, una sorta di Spoon River al femminile con allieve della nostra Calenzano Teatro Formazione.